Adesso ci vediamo finalmente l'Honkai Impact Third Fan Movie, che è uscito giusto qualche giorno fa, perché ci sono anche i sottotitoli in inglese. Ora, dato che ci tengo ad essere un pochino più accurato e non farti vedere una traduzione generata da Google, perché se no non ci capisco niente pure io, ce lo vediamo tranquillamente con i sottotitoli in inglese. Se non ci capisci niente, sorry, io cercherò di fare un minimo di commento mentre mi mangio qualcosina e ci vediamo questo bel film assieme. Va bene? Quindi buona visione a tutti, gente. Ovviamente non so se ci sono degli spoiler per quanto riguarda la trama, però diciamo che se non hai, come ti posso dire, conoscenze della parte 1, parte 1.5, parte 2, almeno i primi 3-4 capitoli, almeno 3, non 4, potresti perdere qualcosina. Va bene? Quindi buona visione, gente, e ci vediamo a questo bel film. Kiana. Cominciamo bene, attenzione. Kiana. Kiana. Questa dovrebbe essere Siri, no? Kiana. Kiana. E Teresa? Kiana. Selen? Kiana. Kiana. È l'inizio della storia, sì! Neko Charm! Dai, che bellezza! Inquadratura è molto... No. 学员长特别提醒大家带好准考证、涂卡笔、橡皮、穿合适的战斗服。毕业毕业，一毕业就失业，还不如留在学校里呢。Si sta lamentando del fatto che rimane ancora senza lavoro dopo che ha fatto completato appunto il liceo o quantomeno sono università, graduation, quello che è. 等一下，秋天考试。 Quindi questo è Senti e Fuo. Quindi questo è Senti e Fuo. Quindi questo è Senti e Fuo. Se non vieni subito, Teresa si incazza. È abbastanza divertente. Cioè, tu guarda le scarpette di Senti. È una cosa meravigliosa. Non mi puoi pregare come la signorina Pua. Project Bunny. Ah, non funziona la motocicletta. La signorina Vita. Sono la tua amica. Posso avverare un tuo desiderio. Ah, è vero, perché lei tecnicamente si trasforma anche in uccello, quello che diavolo è. Un pochino come Xianyun, eh. Ecco la Bronya.
Ah, Brogna gli ha detto: guarda che hai superato il limite di velocità. E gli tolgono i punti dalla patente, pensa a te. Ah, le hanno tolto la patente a Brogna. Hai solo 3 minuti per cominciare l'esame. Oh, guarda che i disegni sono fatti proprio bene. Pure Ai-chan c'è? Dammi la tua mano, riferimento. Insomma. Elia Corali, Durandal Rita. Eh sì, questi sono gli eventi del gioco praticamente. Pure se le veliona. Vedi, ha ottenuto la matita. Cioè, hanno cambiato stile, no? Quindi passano dalle cutscene a mini eventi e così nel pixelate. Cioè, quanto sono carine queste immagini, guarda. Andiamo a superare l'esame assieme. Altra versione pixelata. Himeko. Dio santo, però, ma non si possono fare queste inquadrature. Cioè, scusa. Cioè, già mi fai vedere Himeko che mi guarda nell'anima, poi inquadratura del genere. Cioè, Dio santo. Questa è l'ultima lezione che ti insegnerò, Madonna mia. È riuscita a graduarsi alla fine da Senfrei. Questa è ripresa dal manga di Alien Space, credo, questa versione di Himeko. Mi pare.毕业快乐，毕业后，你的生活会发生一些变化，你会遇到不同的人，遇到一些有趣的事，也会遇到一些比较艰难的时刻。但当你需要的时候，你会发现，我们一直在你身边。毕业不是告别，它就像是一枚印章，印在掌心，是属于你的成长纪念。所以，不要害怕未来将至。 Qua è molto tematica con corto animato, insomma, l'ultimo che si è visto di Himeko. Dai, che bellezza, cavoli. Ma quella non è la cosina di vita, credo. Oddio, cosa cazzo ci fa Raven? Oddio. Ah, cercano di farla entrare nel World Serpent.
我懂，年轻人嘛，朋友之间偶尔吵个架很正常，有什么话当面说开了就好。怎么样，要不要来世界蛇看看？没准你会更了解阿姨。这是公司地址，直接去就行。谢谢，任务完成。Hanno ripreso la battaglia tra Ursula of Thunder e insomma anche Kiana e l'hanno ricontestualizzata in un'offerta di lavoro, va bene. Flying Chaser? Questa non è Elysium. Eh sì? Hi, 感觉如何? Qua secondo me molte persone ci hanno dato il brutto, eh? Quindi questa è la... Kiana, piuma di vita. Hanno ripreso anche i web event, guarda. Eccolo qua, Vita, con Pardo Felis. Ciao, Kiana. Ah, vedi che c'è pure l'elf e quella cosina che si utilizza in Elysian Realms, insomma, quando vai a giocare, no? Per prenderti più signet di Kevin. No, e ovviamente Pardo Veris offre discount. Deve promuovere il suo negozietto. Signorino Kalpas è sempre cazzato nero. Pure Elysium offre del lavoro a Kiana. Oh, ma magari fosse così, eh. Purtroppo non è così. Cioè, a livello, come di realtà. Devi ottenere le certificazioni dei 13 princesi. C'è pure Mobius con cosine strane. Lei è cattiva praticamente, in realtà non è così, però è un personaggio abbastanza grigio. Sì, che c'è come Valkyria. Metteranno lo standard nella 78. Quindi adesso Kiana fa l'assistente di magia a Bilby. Guarda Eden con gli Sakura. Hai mangiato qualcosa di strano. E quindi questa l'ha trasformata in un mezzo gattino. Non ti preoccupare.
dice che May le ha permesso di toccare le corna. Sì, questa è per una, la trama dell'Elysia. Fa abbastanza scassare. Adesso stanno cercando Su. Dobbiamo chiedere a Kevin. Tra l'altro, nella storia Ponya non è così attiva, È sempre Striper mega depresso. Mamma Ponya. Ma che scenetta è andata a mezzo, Dio santo. Cioè, quella che sta letteralmente sotto. Insomma, hai capito? Sì, ecco, mangiare verdure non è per tutti. Ecco, ci mancava la scenetta, un'altra scenetta fanservice. Soprattutto con Griseo poi. Ecco, questa qui è la versione originale di Aponia, eh. Cioè, hanno praticamente sostituito Raiden May da Kiana, praticamente, sì. Cioè, in queste scenette solitamente c'era lei che andava a vivere questi passaggi. 鞋子软软的和光脚走路的感觉不一样，格雷修并不讨厌。那就好，我也觉得光脚走路的感觉很不错呢。嗯，Kiana姐姐，你想见牙医姐姐对吧？是啊。Sorella Kiana。我知道有一个地方和牙医姐姐有关，那是一扇灰色的门，很危险。 在黑色的走廊尽头，终于找到这地板，我都拖800遍了，决战吧，留下脚印的款分。 Carpa si è incazzato perché stava lavando i pavimenti e loro hanno sporcato tutto perché non avevano le scarpe. Vabbè，一定要记住啊，见到凯文千万不要说太多话哦。 Ullala, questa scenetta è presa paro paro dall'Elysia, no? Elysia,为什么强调不要说太多话？会发生可怕的事情吗？可这些是什么嘛？完全没有头绪。这房间好冷。好冷呀，压抑呀。天哪！ 可是我真的写不出来嘛，你知道我最不擅长写论文了，就借我看一眼吧，牙医，就一眼。不行哦，你总要有自己的答案。自己的答案？啊，好，那就，世界蛇干部杜鸦的自动考核题，杜鸦是谁？等等，你该不会是拿错试卷？ 你来这里有什么事？ Kevin sempre di poche parole. 我应该没走错路吧？这个地方感觉不像是有医生的样子。那是一扇灰色的门，很危险，在黑色的走廊尽头。但是凯文说的应该就是这里。哦，beh, un bel po' di ricordi qua sopra. C'è signor Su? 这个人应该就是医生吧？欢迎你。 来访者 Kiana，我清楚你心中的疑虑。自你造访的那一刻起，这里的万物便因你的认知而变化。修行之人，开悟之果，你独行至此，所寻的答案，想必已然于心中显现。但我只是沿着那个人的脚印走而已，我还没有找到他，也没办法把守护者成功。 Questa canzoncina l'ho già ascoltata, ma non ricordo dove. 8, non so dove sia 8. Kiana,
阿波尼亚、科斯摩和格雷修的认证卡，哦，还有清洁的。虽然花了一点点时间，你看，这可是最终的考验哦。Questa è l'ultima sfida con tutti i vari francesi. C'è sempre la signorina Vita di sottofondo. È abbastanza strano che vogliano unire appunto Vita in questi contesti. Però immagino ci sarà un significato. Troppi ricordi questa musichetta di sottofondo. Ullala. Ma che stile di animazione, wow. Cos'è? Una specie di Lament of the Fallen? Ovviamente con tutte cose arcobaleno, eh? Wow! Cavoli! Ricorda un dipinto, tipo un angelo caduto, qualcosa del genere. Mamma mia. Pure Sirin c'è. Ci hanno messo tutti i personaggi praticamente. 想不想吃蛋糕？我们点外卖吧。我们把可怜的饭也带上，他不会在意的。那我有芒果味的，要两块。羽毛，昨天你已经总感觉在什么地方见过。我有什么关系吗？这不是重点。昨天，好好好。昨天我做了什么？巧克力熔岩蛋糕。总感觉几分钟之前我还在。谢谢不对，我为什么会在这里？提亚呢？在想什么呢？没什么。想吃什么蛋糕？都可以。Sì, è Sicilia questo. 那就芝士蛋糕。好，下单。Gli hanno dato un bel buff. 大家久等了。我们也刚到呢。C'è pure Cullen. Sì, ci hanno messo tutti praticamente. 不好意思，可以请大家再等几分钟吗？家里稍微有点乱。好像也没有很乱。卡莲总是这么谦虚。就和你一样。L'outfit di Durand è uno degli ultimi che è uscito, giusto? Mi pare che sia giocabile anche quello, era gratuito. 糟了，茶叶可能不多了。我什么时候买的？也许是你出任务太多，忙忘了吧。妈妈，下午茶的零食摆好了。我的女儿真能干。娜偷吃了一块小饼干，我才没有，明明是你吃的，是你。qua stanno a litigare perché Chiana ha rubato un biscottino. In realtà non è vero perché il biscottino ce l'ho io. Lo mangio io. 是一件很幸福的事。外卖。哎呀，好巧。维塔。Come sei tu? Cioè, Vita sta facendo tutti i personaggi di contorno di collegamento. Tu sei Kiana di amico, ba? Vuoi andare insieme a cena di tè? No, non c'è. Ma ci dai da cena. Vai a cena di gobba. Non è da io. Sì, sono io il ladro di biscotti. Tu lo fai. Tu lo fai. Ma non ho mai detto di gobba. Ho fatto di gobba. 总感觉你似乎并不欢迎我。没有。啊，
Mita dice che si accorge che Chiara non è contenta di vederla. Dov'è Sigrid? Non lo so, Tony. Che hanno riunito diversi personaggi, ma è strano che non ci siano gli altri. Quindi, immagino che la spiegazione sarà: guarda, è tutto un sogno, una roba del genere. Anche perché tecnicamente, insomma, Diana sta dormendo nella trama, quindi. Cioè a livello proprio di lore del gioco, non tanto trama di questo corto animato, Otto doveva annaffiare le piante. Otto che parla in modo normale, non da cattivo, con calma, penso che sia una cosa allucinante. Quindi Otto sta comprando dei regali a Cullen e Siegfried lo sta aiutando. Ma è meraviglioso questo. E gli sta dicendo: guarda, cosa dovresti fare dopo i regali? Sarà tutto molto romantico. Certo che prendere consigli da un ubriacone io non lo so, eh. Cioè, Otto, te fai scelte molto strane. Ah, vedi, c'è l'insalata di Eichan, vedi, il cabbage. Più il... come si chiama? L'uccellino, là. Le galline dell'evento di Fua. Senti. Eccolo qua, vedi? Ma guarda che carino! Cioè, scusa! Cioè, guarda che outfit per Otto! Cioè, dai! La guida per diventare maestri negli appuntamenti. Bel finale felice, tutti sono contenti. Attenzione. Quindi Vita le sta facendo sognare un qualcosa di così tanto bello. Eh sì, infatti, altrimenti non avrebbe avuto così tanto senso. Cioè, metà dei personaggi qua sono morti. Scusami, eh. Ecco qua, attenzione. La Madonna Chiara, complimenti. Vedi che Vita è come sempre quel personaggio che ti aiuta, ma in realtà non ti devi fidare. Questa fa molto boss fight del 39, Baba, mamma,
pure le chiane cattive, la miseria. Pure col cappellino, attenzione. Addirittura, eh sì, mazza da baseball, ci deve essere un riferimento. Bellissima questa scena. Lei si arrabbia. Hanno ripreso completamente il design del personaggio, eh? Con robottone e Star Traveler. Eppure l'avviso! Questa è letteralmente la boss fight del 39, eh? C'erano meno mani però lì, eh? Questo sì. Trasformazione Archer of the Void. Vita che diventa sempre più cattiva. Guarda che non è facile animare qualcosa del genere. Hanno fatto un lavorono. È un lavorone, eh. Ah, vedi, questa è Void Drifter, una delle mie versioni preferite di Chiana. Flamation? Flamation, come cavolo si pronuncia? Questo riprende il corto animato. Guarda che sorrisino! Minchia che trasformazione! E passa a finality, ovviamente. Con Super Master Belt. Ah, vedi, questi sono tutti i ricordi di Chiana. Sì. Chiana, 今天我和小石包了很多饺子，小石嘴急，
没煮熟就捞出来吃。Signorina, senti, in versione azzurra in Pirea. 我忍不住又想起了你。老古董真烦人，天天揭我短。也就你还算有趣。别睡了，快醒醒，太阳晒屁股了。你呀，上学的时候就没少让我操心。不过也没什么，我都习惯了。现在突然这么安静，我反而有些不习惯。我做了个新的游戏 demo， 还设计了隐藏关卡，发你邮箱了。più adulta， 一定要通关，不许说难。我认识的那个笨蛋 Tiana 从来不会认输。Tiana， 来点麦。当你看到这条留言时，一定早已从梦中醒来。不知道你做了一个怎样的梦呢？美梦也好，噩梦也好，太阳总会升起，你说对吧？Quanti feels, mamma mia. Sì, 稍微久了点，没关系。你拥有战胜噩梦的勇气，也拥有千万次为美好而战的决意。去把未来变成七万种样子吧。Se si baciano, penso che siano troppo, eh?Meno male, perché sennò qua veramente proprio fanservice a più non posso. Nonostante sia fatto dai fan, cioè, è abbastanza accurato a livello di lore e storia. Dai, meraviglia, una cosa meravigliosa.Pure la musichetta che si sente ora non è male, eh? Cioè, ti ripeto, questo è stato realizzato dalla community di Honkai Impact Third a livello asiatico. Guarda quante persone ci hanno lavorato. Wow! Cioè, questa è una roba fatta dalla community per la community, che rispetta bene o male il canone e ti mostra un sacco di cose belle con i vari personaggi, un po' di fanservice che è comunque appunto giustificato dal punto di vista narrativo.Ci sono una marea di riferimenti e ovviamente qua, se non conosce la storia, non è la minima idea di cosa sia Honkai Impact Third, che cosa siano i vari personaggi, non ti godrai niente, zero proprio. Ed è perché a me piace seguire questo tipo di gioco e tutto il resto, perché anche quando hai un qualcosa fatto dalla community va appunto a, come ti posso dire, cercare di enfatizzare ancora di più quello che si vede all'interno del gioco, no?E questo è il senso stesso di avere una community, che va a prendere le parti del gioco per renderle migliori, un pochino più belle o emotive. Però ovviamente se tu il gioco non lo conosci, non lo segui, non hai appunto, cioè il riferimento magari potresti anche capirlo, ma non ti colpiscono queste scenette. Quindi veramente una gran bella roba, gran bella roba.Peccato che ci sia solamente con il doppiaggio cinese. Sarebbe stato bello che magari, non dico che stesse doppiatore, ma per quello devi pagare, però insomma, se facevano una versione anche in giapponese con voci simili o qualcosina del genere. Però vedi, questi giochi hanno un bel po' di potenziale a livello di storia, a livello di gameplay, a livello di fan, comunità attive, gente che ti dice che non conosce Honkai Impact Third e sta appresso a Star Rail, l'endgame di sto cazzo, si perde queste cose belle. Vedi perché è bello appunto da seguire questo genere di cose? Perché la community è attiva, perché si fanno cose belle. Cioè, guardate che animazione che c'è qua, cioè, scusami. Ma molto End of Evangelion questa parte, eh?Ah, mi sto emozionando pure io qua, mamma mia. Quando arriverà il momento che ritornerà Kiana attivamente nella storia, qua faremo festa nazionale. Festa nazionale.Buon ottavo anniversario Honkai Impact Third. Veramente un gran bel film. E lasciamo ovviamente un mi piace.